Come posso fare per avvicinarmi al bushcraft? Questa è una delle domande più frequenti e nello stesso tempo più complesse che mi vengono rivolte dalle persone che mi seguono. Complesse nel senso che non è semplice dare una risposta in poche righe. Qui su YouTube ci sono già diversi video su questo argomento e tutti quanti, o almeno tutti quelli che sono riuscito a trovare io, affrontano la questione dal punto di vista dell'attrezzatura. Per iniziare a fare bushcraft ti serve questo coltello, questa accetta, questo zaino, questo tarp. Io come al solito faccio l'alternativo e cerco di impostare il discorso in maniera un po' differente, per cui seguitemi con attenzione fino alla fine del video. Ovviamente ragazzi non ho la verità in tasca, questo ormai lo sapete, vi do la mia opinione, vi parlo in base alla mia esperienza nelle attività outdoor e come frequentatore della community delle attività outdoor da circa una decina d'anni. Il bushcraft è quel set di conoscenze e abilità manuali che vi consentono di campare in un ambiente non antropizzato sfruttando esclusivamente le risorse naturali. Per come la vedo io, ma sono curioso di leggere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti, il bushcraft nella sua forma più pura è il sapere delle popolazioni primitive, quelle antiche ma anche quelle moderne, quelle popolazioni che ancora al giorno d'oggi vivono nelle aree più remote del pianeta, sostentandosi con caccia e raccolta, oppure con agricoltura e allevamento praticate senza mezzi meccanici e tecnologici. Popolazioni che fabbricano tutto o la maggior parte di ciò che gli serve utilizzando esclusivamente quello che trovano in natura. Con l'avvento di internet e delle community online, il termine ha un po' perso il suo significato originale, o meglio, l'ho ampliato, a tal punto che oggi col termine bushcraft si identificano non solo quel set di conoscenze e abilità manuali di cui abbiamo parlato poco fa, ma anche tutta una serie di generiche attività all'aria aperta. Tant'è vero che se voi cercate bushcraft qui su YouTube Italia, non vi escono fuori gli uomini primitivi, esce fuori gente che fa campeggio nel bosco, che poi può essere un campeggio più o meno minimal, più o meno scomodo, un campeggio in cui si va ad utilizzare dell'attrezzatura un po' datata o realizzata con materiali tradizionali come la lana o la tela, o dove si mettono in pratica alcune tecniche prese in prestito dal bushcraft, però alla fine rimane un campeggio. Nessuna di quelle persone vive nel bosco o trae sostentamento dalla natura. E ci mancherebbe altro, non ci si aspetta questo. Si va lì, si passa qualche giorno sfruttando in buona parte risorse portate da casa e poi ci si ritorna a casa. Apro una parentesi, tanto stiamo qui per fare due chiacchiere. Voi vi chiederete: ma perché io cerco bushcraft e mi esce fuori il campeggio? Perché la gente fa il picnic nel bosco e lo chiama bushcraft, il caffè bushcraft, il pranzo bushcraft, l'uscita bushcraft? L'idea che mi sono fatto io è che la rete è un po' come... Vi ricordate il gioco del telefono senza fili? Qualcuno butta dentro qualcosa e questo qualcosa viene assorbito dal sistema. Rimbalza da una parte all'altra, viene visto, copiato, rimaneggiato, riproposto in mille versioni diverse, fino a che il significato originale si perde del tutto. Io ho cominciato a frequentare la community italiana più o meno nel 2010-2011, iscrivendomi al forum di Avventurosamente. All'epoca i gruppi Facebook ancora non esistevano. Non ricordo che all'epoca si parlasse di bushcraft, assolutamente, si parlava senz'altro di sopravvivenza, ma di bushcraft ancora no. Qualche anno più tardi, vi direi tra il 2013 e il 2014, qualcuno su YouTube Italia, molto probabilmente riproponendo a parole sue cose viste su canali stranieri, ha cominciato a portare queste uscite con pernottamento, questi campeggi nel bosco, descrivendoli per la prima volta come bushcraft, e da lì è partito tutto il fenomeno. Anche io, che all'epoca avevo il canale YouTube già da qualche anno, sono stato influenzato da questo fenomeno e utilizzavo il termine abbastanza spesso nei titoli, nelle descrizioni, più che altro per fare in modo che le persone interessate a un determinato tipo di argomenti trovassero più facilmente i miei contenuti. Negli ultimi anni mi sono un po' ridimensionato con la terminologia e sto usando molto di più il termine camping piuttosto che bushcraft, perché mi sembra molto più adatto a descrivere quello che faccio. Al di là di queste mie elucubrazioni personali, il nocciolo della questione qual è? Che dobbiamo metterci d'accordo sul significato delle parole. Quando mi chiedete come faccio ad avvicinarmi al bushcraft, voi di preciso che cosa intendete? Volete imparare a vivere e a prosperare nei boschi con ciò che la natura vi mette a disposizione? O volete fare le stesse cose che vedete fare agli youtuber che seguite, me compreso, ossia il campeggio nel bosco? Perché c'è differenza tra le due cose. Da una parte dovrete andare a recuperare tutta una serie di nozioni ancestrali, di tecniche ormai in disuso e che richiedono anche una manualità abbastanza importante. Dall'altra, considerando che questi campeggi, questi bivacchi, li dovrete andare a fare in zone naturali isolate da raggiungere a piedi, vi serviranno le basi dell'escursionismo e della navigazione terrestre, nozioni di campeggio,
di primo soccorso e di gestione delle emergenze. Dovrete imparare ad utilizzare attrezzi da taglio moderni e via dicendo. Bene, una volta capita questa differenza e una volta capito qual è il vero oggetto del vostro interesse, che poi potrebbero essere benissimo entrambe le cose, come si fa ad avvicinarsi a una disciplina nuova, qualunque essa sia? Come si fa ad imparare qualcosa da zero? Semplice, ci si documenta, si studia e si fa pratica. Le possibilità a questo punto sono due e sono abbastanza ovvie: o studiate per conto vostro oppure andate a frequentare dei corsi. Adesso vediamo brevemente quali sono i pro e i contro di ciascuno di questi due approcci e spero che le mie considerazioni possano esservi utili per capire quale dei due è più adatto al vostro caso. Il più grande vantaggio dello studio da autodidatta è senza dubbio che è gratis. Al giorno d'oggi c'è un tale accesso alla conoscenza, una tale disponibilità di informazioni, che potete farvi una cultura su qualsiasi cosa semplicemente facendo delle ricerche, sia in rete che fuori dalla rete. Un altro vantaggio dell'approccio autodidatta è che potete studiare quanto e quando volete, non siete vincolati a seguire delle lezioni che hanno dei giorni e degli orari prestabiliti. Potete studiare, che ne so, sul treno mentre andate all'università o al lavoro, piuttosto che la sera dopo cena, quando vi pare a voi. Qual è invece il vantaggio di frequentare un corso? È che imparate molto più velocemente, perché qualcuno ha svolto parte del lavoro al posto vostro. Non dovrete più fare i conti con tonnellate di materiale, passare ore a leggere e a visionare contenuti, perché il docente, colui che tiene il corso, ha usato la sua esperienza per selezionarli e per metterli in ordine e si è esercitato in modo da presentarveli nella maniera più chiara possibile. Se avete dei dubbi potete fare delle domande e vi verrà data subito una risposta. Se nella parte pratica commettete degli errori, l'istruttore può correggervi immediatamente. Se siete da soli, tutto questo non succede, dovrete arrangiarvi. Un altro vantaggio del frequentare un corso in presenza è che potrete conoscere altre persone che hanno i vostri stessi interessi e imparare qualcosa anche da loro, oppure condividere parte dello studio. Voi non avete idea di quante informazioni preziose sono riuscito ad avere frequentando corsi, informazioni che, ribadisco, arrivano non solo dal docente ma anche dai compagni di corso. Ovviamente tutto questo si paga, perché c'è una persona che sta mettendo a vostra disposizione il suo tempo e le sue competenze acquisite con anni di studio e di investimenti economici. La mia opinione è che se si vuole imparare bene qualcosa sono necessari entrambi gli approcci. Bisogna frequentare dei corsi, ok, e poi bisogna prendersi del tempo per approfondire, per esercitarsi su tutto quello che si è imparato. Quindi ragazzi, se volete avvicinarvi al bushcraft, tutto quello che dovete fare è documentarvi, studiare, uscire di casa, provare, fare esperienza. Se vi piace il mio modo di comunicare e volete imparare con me, posso proporvi il mio corso di tecniche di sussistenza primitive, che svolgo in sessione individuale su appuntamento. Mi mandate una mail a questo indirizzo, che vi lascio anche poi sotto in descrizione, e ci mettiamo d'accordo per una data. Oppure, se volete imparare a fare quello che mi vedete fare qui su YouTube, in primavera organizzo delle escursioni guidate e dei workshop. Mi mandate sempre una mail, così ho il vostro indirizzo e a tempo debito vi invio tutte le informazioni. Grazie per essere stati con me ragazzi e ci vediamo in un prossimo video.